Ma credo che sia già in linea il direttore sportivo dell'US Forco, ovvero Giorgio Coradetti. Ciao Giorgio. Buonasera a tutti. Allora, siete subito ripartiti dopo questo stop, diciamo così, improvviso di Ponzacco, con gol di Caruso al 92esimo, soprattutto un gol di Labruna, Marcello Labruna, che si è ripreso, è andato subito in gol e quindi, come ha detto anche Maurizio, una condizione atletica che sta crescendo. Sì, indubbiamente la mano di Stefano, come avevo detto in precedenza, si comincia a vedere. Soprattutto abbiamo parlato e riflettuto molto su questo benedetto secondo tempo di Ponzacco, ma vorrei definire la partita di domenica, al di là dell'aspetto del bel gioco, di ambe le parti, una partita di altri tempi, di cuore, dove con calma e pazienza avevamo sfiorato già il vantaggio in altre situazioni, però è arrivato al 92esimo, ma ha voluto proprio, voluto. I ragazzi hanno capito molto probabilmente il verbo di Calderini e dobbiamo continuare così. 17 punti, il tuo Forcoli, il Pontedera a 18 e questo Borgo Bugiano che sta comunque andando forte a 23. Però ti sento molto fiducioso, Giorgio. Vabbè, dai, io penso che ancora non si è deciso niente. Borgabugiano si sta bene comportando, anche perché ha una buona squadra, con mix di vecchi e dei giovani, ben guidato da Guido Pagliuca, una società seria. Però penso che ancora il momento clou deve ancora arrivare nel campionato. Quindi aspettiamo un attimino, se poi il Borgabugiano vince tutte, sarà dura per tutti, no? Gli faremo complimenti sicuramente. Tra l'altro della società US Forcoli parleremo in seguito, abbiamo anche qui il presidente Sandro Dovelli del settore giovanile, quindi avremo anche una grossa parentesi. Marco, due parole con Giorgio. Buonasera Giorgio. Ciao Marco. Allora, Ausoni sembra in crescendo, Moriani quando c'è bisogno si mette a disposizione della squadra, Ruglioni se potrà essere recuperata a pieno, insomma il futuro fa un po' meno paura, vero Giorgio? No, ma io non ho mai messo in dubbio i valori morali, umani e tecnici di tutta la rosa, sia dei piccoli che dei grandi. È logico che man mano che si cresceva e passava il tempo si vedeva un attimino dove poter colpire a vicenda, tant'è vero che l'arrivo di Baldini Mattia dal Prato si sta portando qualità, anche Domenico Cesori domenica a sinistra, basso. Quindi è tutto monitorato. Diciamo che giocatori importanti che magari hanno fatto un tipo di preparazione si sono trovati a dover rivoltare completamente la loro base muscolare. Di conseguenza ci vuole tempo e sono convinto che poi quando è il momento giusto, che sarà, come dire, primi di dicembre, tra qualche domenica a marzo, ci troveremo con le gambe giuste. A proposito di Mordagà, domenica è dovuto uscire per infortunio. Sì, Mordagà, domenica nello scontro di gioco, ho un problema al ginocchio, no, preoperato, praticamente un ginocchio contro ginocchio, è un po' gonfiato, però oggi si è allenato e ci fa da studiare per recupero per domenica, dai, anche perché è molto importante, lui là davanti ci dà peso, ci dà profondità. La cosa positiva, però non è che c'è da dire sugli allori, domenica. Lui è uscito, se mi ricordo bene, intorno al 30esimo, 32esimo, ci siamo ben comportati anche senza quella figura là davanti. Comunque Giorgio, penso che ti liberiamo subito. Ti faccio un augurio a te e tutto lo staff tecnico e anche a tutti gli sportivi forcolesi per questa prossima trasferta a Mezzolara contro Bazzani, che Bazzani tutti all'inizio campionato credevamo potesse spopolare in Serie D, e mi sembra che invece Mordacà sta facendo meglio. Sì, domenica è una, al di là dei nomi, è una partita per noi molto, molto difficile su un campo, secondo me, ostico, dove c'è una società, anche giocatori vari, perché poi io abbia a vedere alcuni del Mezzolara che sono quest'anno proprio a Pisa, e secondo me ci sono dei valori. Per noi è molto importante andare là, con rispetto, con umiltà, senza paura, però per noi rappresenta un bel bivio per il futuro.
Allora, tanti auguri a te, Presidente Tommasi, che salutiamo caldamente perché ci sta guardando da casa e soprattutto, come ho detto, al tuo Forcoli. Ciao Giorgio. D'accordo, grazie, buon proseguimento, saluto tutti quanti. Ciao, grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. E tra l'altro abbiamo proprio l'avvocato Carlo Porcaro D'Ambrosio che tutela gli interessi del Pisa Sporting Club. Buonasera avvocato. Buonasera a voi. Siamo qui con Massimo Macelloni, ex giocatore del Pisa 1909, oggi a Ponzacco, Maurizio Ribechini di Radio Bruno, il presidente del settore giovanile Sandro Doveri del Forco 1921 e la storia della radio di Radio Bruno, Marco Nardi. Allora, ci siamo sentiti anche oggi con il presidente Massimo Donati, lei ha avuto questo incarico ufficialmente per tutelare il Pisa Sporting Club. Cos'è successo? Qual è la situazione ad ora? Ma anzitutto voglio precisare che le notizie che noi abbiamo le abbiamo prese solamente dalla stampa e nulla è stato comunicato dagli organi ufficiali. Questa è una precisazione che deve essere fatta perché dobbiamo quindi prendere con molta cautela le notizie, cercando di dare l'affidamento che può essere dato. Premesso questo, la società è molto meravigliata e stupita di quanto si è letto e tramite la mia voce vuole affermare in maniera molto netta e categorica la propria assoluta lontananza da questi fatti. Ovviamente se le parole che sono state riportate sulla stampa corrispondono al vero, c'è un procedimento in corso. La società ovviamente in questa fase, anche per la serenità e la tranquillità dell'indagine che deve essere compiuta, preferisce limitarsi a questa dichiarazione. È del tutto evidente che qualora fossimo chiamati daremo il nostro contributo per l'accertamento della verità. Questo è un fatto che interessa molto al Pisa Sporting Club anche per la tutela del proprio onore e della propria rispettabilità. Avvocato, passo anche la parola a Marco Nardi che infatti mentre venivamo qui in studio diciamo è una notizia che va vista come dice lei appunto dalla stampa come tanti di noi hanno appreso. Abbiamo sentito poc'anzi Simone Ferro che proprio lì sul campo sta curando questa questione. Marco. Avvocato, una curiosità, ma che poi tanta curiosità non è. Che cosa rischia una squadra se davvero viene pizzicata, diciamo così, in un fatto del genere? E che cosa rischia chi magari avesse detto una cosa e non fosse vera? Sì, rispondo subito. Anzitutto voglio dire che dalla lettura di quanto è riportato sui giornali, e mi riferisco al Tirreno, alla Nazione, i fatti non collimano esattamente. Da una parte si parlerebbe di un coinvolgimento di un tesserato del Pisa Sporting Club, dall'altro invece mi riferisco alle dichiarazioni che sono comparse oggi sulla Nazione, virgolettate. L'intervento sarebbe concentrato su un terzo soggetto, diciamo, non tesserato e quindi estraneo. Questa alternatività di ipotesi ovviamente può portare a una diversa valutazione della responsabilità della società sul piano disciplinare che, come sappiamo tutti, è oggettiva. Certamente, qualora un qualche intervento di un terzo soggetto fosse accettato, e ripeto che allo Stato non è possibile fare ipotesi in questo senso, questa azione certamente sarebbe svincolata dalla società da me rappresentata e noi abbiamo il sospetto, questa ipotesi, che possa essere un atto magari deliberato, volto a mettere in difficoltà la società che sta avendo ottimi risultati, peraltro. Quindi sul piano esclusivamente disciplinare il rischio che la società corre è quello di una penalizzazione sul piano del campionato. Quindi la penalizzazione, Marco, insomma, è una cosa che con questo Pisa per quanto stanno facendo? No, ma io ho un'altra curiosità, forse
non mi sono spiegato bene nella domanda. Io cerco di corrompere qualcuno in tutti i casi della vita. Se poi non fosse vero che io ho cercato di corrompere, cioè se un qualcuno, se Maurizio Zini qui si fosse inventato che io ho cercato millantatore, si dice, che cosa mi succederebbe, avvocato, se si riuscisse a dimostrare che praticamente non è vera la cosa? Noi proprio per questo motivo, poiché non abbiamo conoscenza dei fatti in maniera diretta, siamo molto cauti. Però l'incarico che io ho ricevuto è quello di tutelare la società anche in un'ipotesi di questo tipo, e quindi di valutare un'ipotesi di denuncia di un'ipotesi di calunnia. Infatti, un'ultima cosa, avvocato, ormai approfitto io, forse sto parlando anche troppo. Per quanto riguarda la giustizia sportiva, differisce molto dalla giustizia, chiamiamola, ordinaria. Certo. Cioè, com'è possibile che io mi presento a un giocatore della squadra X e gli dico: guarda, fai qui, fai là, vediamo poi, magari non sono né tesserato più una cosa, e la società ha una responsabilità oggettiva. È giusto forse tutto questo, o magari bisognerebbe rivedere un attimo le carte federali? Allora, se l'ipotesi fosse questa, la responsabilità oggettiva è presunta fino a prova contraria, a differenza invece di un fatto che potesse essere compiuto da un tesserato. E quindi la società ha la possibilità, sto parlando in linea assolutamente teorica, di dimostrare la sua assoluta estraneità, e in quel caso non risponderebbe di nulla. Quindi verrebbe a cadere praticamente, certo, il discorso di responsabilità oggettiva della società. Sì, la responsabilità oggettiva tal quale è quella prevista nel caso in cui un tesserato della società compia un fatto di questo tipo. Qualora invece a compierlo sia un soggetto estraneo, in questi casi si deve accettare una compartecipazione della società nella deliberazione di questo progetto. Qualora ciò non fosse verificabile e accettato, la società ovviamente non è responsabile del fatto compiuto all'insaputa di essa da un soggetto esterno. Maurizio Ribechini. Sì, no, anch'io infatti comprendo benissimo quest'ultima argomentazione, perché addirittura tanto stiamo parlando di cose del tutto teoriche. Un assolutamente avversario, un'ipotesi. Sì, infatti, esatto. Un avversario addirittura avrebbe tutto l'interesse. Allora, paradossalmente, se una società potesse essere, diciamo, punita solo per questo, a spacciarsi per essere ad esempio dello Spisa Sporting Club quando non lo è, e poi per montare tutto questo. Detto questo, però, volevo, mi scusi, incalzarla un attimo su quanto le chiedeva prima Nardi, perché se non erro ieri, proprio sul Tirreno, veniva detto nelle ultime righe dell'articolo che qualora, ripeto, fosse, diciamo così, realmente appurata una responsabilità della società, diciamo, la penalità poteva essere addirittura, diciamo così, l'abbassamento fino all'ultimo posto in classifica della squadra. Ecco, se a lei risulta sulla carta questa possibilità, ripeto, nella malaugurata ipotesi che noi riteniamo e speriamo di no. Sono sanzioni che sono graduate in ragione dell'importanza e della gravità del fatto. Ok, ecco, appunto, quindi, bene. Lei capisce bene che è anche strano ipotizzare un interesse della Spisa Sporting Club a compiere un fatto del genere, dal momento che la posizione in classifica è quella che è, e siamo a una fase del campionato che francamente dà ancora spazio a tutti per potersi, esatto, gestire in termini di classifica. Certo, certo, tutti hanno ancora da lottare, chi per la salvezza, chi la promozione, quindi è evidente. Mi sembra un po' prematura, evidente, no? Una scelta del genere. Io non ho altro da chiederle, grazie. Va bene, io avvocato la ringrazio di vero cuore, perché insomma parlare di questo interessa l'avvocato? No. Quindi è arrivato un sms e leggiamo dopo. La ringrazio, come dicevo, della sua disponibilità, della sua professionalità. Un saluto a tutto lo staff tecnico del Pisa Sporting Club e a tutti i suoi dirigenti, in primis il presidente Donati. Ringrazio voi, e un saluto e buon lavoro a tutti. Grazie avvocato. Buonasera. Ma in diretta abbiamo il direttore sportivo dell'US Città di Pontedera, secondo in classifica, 9 punti in ultime 3 partite. Umberto Aringhieri, benvenuto alla nostra trasmissione. Buonasera a tutti, e scusate che non sono potuto intervenire, ma purtroppo... Spieghiamo cosa hai fatto, perché te sei andato per la squadra Pontedera, dove eri... Anzi, sì, la notizia, come sta il ragazzo?
Purtroppo la visita effettuata dal professor Felli ha diagnosticato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio. Ora domani faremo anche una risonanza. Ricorda anche il nome, Umberto. È Chiucolo Damiano, difensore. Purtroppo si va ad aggiungere proprio in un reparto dove già avevamo Luca Fiasconi, che deve portare il gesso che ha per ancora 13 giorni e quindi poi affrontare la rieducazione. Si va ad aggiungere questo nuovo infortunio e diciamo che piove, come si dice, sul bagnato. Tra l'altro stanno mettendo in regia la nostra foto quando ti ho intervistato all'inizio proprio di questa avventura a Pontedera. Tra l'altro Chiucolo, vedo qui che era anche squalificato, ma qual è la diagnosi? Che tempi? La diagnosi troverete, è lesione di secondo grado del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Si parla di, se confermata domani la risonanza magnetica, si parla di 25-30 giorni di rieducazione e poi diciamo di riatletizzazione, quindi se la diagnosi del professor Felli purtroppo verrà confermata dall'esame diagnostico domani, si parla di, per chiudere, si parla di rientro nel prossimo anno. Bene, questo era giusto a titolo di cronaca per perché... non calcistico. No, è chiaro. La titolo di cronaca perché non sei venuto in studio, perché sì, eri infatti veramente a fare un qualcos'altro di molto più importante. Preferivo essere questi. E comunque quando ci siamo sentiti l'ultima volta per telefono era tre settimane fa quando hai cambiato, fra virgolette, hai cambiato come West Città di Pontedera il mister con il mister Marco Masi. 9 punti, quindi sto Pontedera, come io ho sempre detto fin dalla presentazione, come tasso tecnico è veramente un'ottima squadra che si farà valere fino in fondo al campionato. Ora siete lì quasi in cima sotto il Borgo Abugiano, state andando molto bene, qual è la situazione del tuo gruppo? Ma purtroppo chiaramente questo nuovo infortunio ci toglie delle potenzialità, già l'infortunio di Luca Fiasconi avevamo sopperito mettendo, anzi il mister Marco Masi aveva sopperito mettendo Roberto Falivena da centrocampista a fare il centrale difensivo. E ora questo nuovo infortunio chiaramente toglie a noi ancora ulteriori potenzialità. E questo purtroppo nel calcio gli infortuni ci sono, magari dispiace, la sfortuna massima è quando magari ti colpiscono i più infortuni nel suo reparto. Marco Nardi. Buonasera Umberto. Ciao Marco. Allora, il ritorno di Marco Masi. Dissi la scorsa settimana che la bacchetta magica non ce l'ha chiaramente nessuno. Però, 3 partite, 3 vittorie. Che cosa è riuscito a capire in fretta Marco Masi della squadra per porre così un rimedio così, così buono? Ma sai, Marco, te lo sai, questo sempre pensativo di Marco. Marco, secondo me, è un allenatore che dalla Serie D alla Serie A prenderei sempre, quindi oltre che essere un grande amico, è secondo me un grande tecnico. Probabilmente ha ridato un po' di autostima al gruppo, ha messo alcuni giocatori nelle proprie posizioni, tipo Agnorelli, mediano davanti alla difesa, ha accorciato un po' le distanze fra centrocampo e attacco, inventando Caponi trequartista. E poi ha fatto questa mossa di Falivena in un momento critico come quello dell'infortunio di Fiasconi, Falivena centrale difensivo che sta andando alla grande, e chiaramente tutto questo unito ai risultati che sono venuti con un po' di fortuna, anzi con abbastanza fortuna nella prima giornata, ma con grande merito sia col Borgabugiano che con la Pavullese, ha ridato fiducia e autostima a un gruppo che, nonostante sia stato allestito dal 24 luglio in poi, perché Giovanni Vitali è stato preso come allenatore il 24 luglio, dove noi non sapevamo se nemmeno se eravamo in promozione, eccellenza o in Serie D, quindi con tutte le difficoltà che c'erano nel trovare i giovani bravi della categoria e al tempo stesso di convincere dei giocatori a accettare il progetto qualunque fosse la categoria. Diciamo che appunto, una volta questo gruppo costituito, il gruppo era partito bene, poi probabilmente aveva perso un po' di fiducia in se stesso, un po' di autostima, e Marco Masi, con alcuni accorgimenti e con le vittorie che fanno sempre bene, è riuscito anche, oltre a sistemare qualcosa praticamente, a ridare anche questa fiducia e questa autostima al gruppo, che chiaramente è essenziale per ottenere buoni risultati.
Maurizio Ribechini, sì, Radio Bruno. Salve, buonasera. Senta, io niente, gliel'avevo già chiesto proprio quando fu chiamato Masi e poi sicuramente avete avuto ragione. Io così faccio un volo pindarico, ma ecco, secondo, anche se reputo comunque Vitali un buon allenatore, se Masi fosse stato dal primo giorno a Pontedera, secondo lei questa squadra ad oggi dove poteva essere? Ma se sono... si fa un... Cioè, ipotesi sono difficili da farle. Purtroppo, come ho detto prima, Marco Masi, io dalla Serie D alla Serie A, io presidente prendo allenatore Marco Masi. Però purtroppo il 24 luglio non eravamo in Serie D, ma non sapevamo se eravamo in promozione, in eccellenza o in Serie D. Quindi abbiamo iniziato con Giovanni Vitali, che ha accettato il progetto e ha contribuito a creare questa squadra che credo che abbia di buone potenzialità per poter far bene. Quindi con i sei mai difficile parlare. Chiaramente Marco, ripeto, è un grande allenatore, però anche Giovanni Vitali ha fatto bene perché soprattutto anche ha aiutato a costruire questo gruppo. Sì, allora io appunto una domanda al di là del passato guardando al futuro. Il prossimo impegno voi l'avete di nuovo molto impegnativo, siete in casa contro il Pizzighettone, un trittico un po' di fuoco perché avete appunto affrontato prima la prima in classifica, poi quella che era seconda di cui avete preso il posto in sostanza e domenica al Mannucci viene questo Pizzighettone che è terzo, ha solo un punto meno di voi, un organico che io reputo un organico importante, forse io oserei dire la migliore delle non toscane di questo girone. Ecco, come vi apprestate ad affrontarlo? Sì, sono d'accordo con quello che hai detto, sicuramente delle non toscane è la squadra più forte, la squadra che gioca meglio, un attacco, la grande forza è l'attacco, ha qualche problemino in difesa perché chiaramente se tutto andasse bene magari avrebbe più punti. Quindi la affrontiamo consapevoli della nostra forza, consapevoli della forza dell'avversario e cercheremo di ottenere il massimo possibile e quindi la vittoria, però sapendo benissimo che tutti gli avversari sono difficili, il campionato è equilibratissimo, vediamo che noi contro il Vittorio siamo secondi, abbiamo 18 punti, ma la sest'ultima se non sbaglio ha 13 punti, quindi 5 punti sono racchiuse, si parla dal secondo posto alla lotta play-out, quindi un grandissimo equilibrio e quindi tutte le partite vanno affrontate con la massima concentrazione, rispetto dell'avversario, però chiaramente con l'obiettivo dei tre punti, che oggi la vittoria dell'obiettivo della vittoria, che oggi nel calcio dei tre punti è sempre l'obiettivo da perseguire. Marco, volevi dire qualcosa a Umberto? No, io ti volevo dire Umberto, che tu parlavi di luglio quando nessuno sapeva dove giocare il Pontedera. Qualcuno diceva che il Pontedera avrebbe giocato in promozione con Giovanni Maneschi allenatore. Questo Umberto mi fa sorridere, no? Perché per dire quando... nel calcio davvero si dicono spropositi, magari anche tanto per dire qualcosa. Io credo un'altra cosa, magari. Credo che le fortune del Pontedera siano anche nell'avere Umberto Ringhieri, ma non lo dico perché sei qui stasera, ma insomma la tua grossa esperienza che hai avuto a Ponzacco in Serie C, dove hai avuto un maestro bravissimo come direttore sportivo, perché c'era un certo Romano Ringhieri che è una persona di quelle che levava il fumo alle schiacciate, come si dice in questi casi. E poi non dimentichiamo che hai avuto giocatori come Daniele Balli, Bernardo Corradi, Alessandro Diamanti. Quindi voglio dire, Le fortune del Pontedera molto probabilmente arrivano anche da Umberto Ringhieri. Ma io Marco ti ringrazio. Tra i maestri ti sei scordato una persona importante che è Bruno Gianfardoni, hai ragione. Purtroppo oggi non è qui, però io ti ringrazio Marco, sei un amico. No, niente. Ci conosciamo per il calcio, non è che poi... E ci frequentiamo anche poco, però quello che si dice è la verità. Mi ha messo in difficoltà, sei emozionato. Umberto, allora ti, ormai stasera faccio la parte, ti tolgo anche l'emozione. Io l'altra settimana rammentai il gol di Diamanti a Fucecchio da metà campo con Carlo Caramelli in panchina. E sì, Magari la gente credeva che io raccontassi così qualcosa, sì, di non vero, ma tu lo ricordi, sì, bene, vero? Ma mi ricordo perché mi ricordo che eravamo al 94esimo, noi eravamo in 9 e San Colombano in 11, viene questa punizione alla panchina, Carlo disse a lui, a Titone, di tenere palla per chiudere la partita, Titone tocca la palla a Diamanti e questo tira in porta. Carlo Caramelli era partito dalla panchina per prendere per il collo Alessandro o Alino, come avesse chiamato lui, e Diamanti si gira e dice, mister, si deve abbracciarmi.
Dice, come? Io da qui non facevo gol al portiere che era al limite dell'area. Questo era, se andiamo avanti, a 17 anni. Ma l'unico campione che vide che era un grande giocatore fu Umberto Alinghieri, che lo prese dal Prato. No, era stato mandato via dall'Empoli lui. Era stato mandato via quell'anno lì, era stato mandato via dall'Empoli perché caratterialmente non è mai stato il massimo. Esatto, gli ambienti di anno in anno si cambiano. Io, Umberto, ti lascio perché sei arrivato ora da questa visita importante, quindi ti ringrazio come sempre. Chiaramente ti rinnovo l'invito, speriamo che non succeda più queste cose ai giocatori dell'Essere. La prossima volta non me lo dico più, sperando che non succeda niente. Ti aspetto direttamente qui in studio. Grazie, bene, di nuovo e un saluto a tutto l'US Città di Pontedera per tramite. Grazie a tutti, buonasera. Ciao Umberto, grazie. Allora, come avevo già anticipato e come ho detto anche in diretta televisiva, Pratimi un Calcio, che è Italia 7 su Sky 5 e 9-7, domani sono 3 anni che è mancato purtroppo per un atto che tutti sappiamo presso l'autostrada e all'autogate di Badia Alpino, Gabriele Sandri. Io sono molto vicino alla sua famiglia e credo che sia anche in contatto, e di questo lo ringrazio nuovamente, suo fratello Cristiano. Ciao Cristiano. Ciao Maurizio, buonasera a tutti. So che parlare di queste cose il giorno della vigilia è molto difficile, ma te sai benissimo il nostro rapporto, ti ho chiamato anche l'altro giorno perché sapevo di andare in trasmissione nazionale, ti ringrazio di essere qui ospite alla mia trasmissione, presento anche Massimo Macelloni che è un giocatore del Ponzacco, ma ex giocatore di tante squadre tra cui il Pisa, Maurizio Ribecchini di Radio Bruno. Buonasera. Il presidente di un settore giovanile, che sono 160 ragazzi del Forcoli, che è una società molto importante della Toscana. Buonasera a tutti voi. E soprattutto la voce storica di una trasmissione domenicale da 33 anni sul calcio, si chiama Tutto il Calcio, minuto per minuto, e si chiama Marco Nardi. Buonasera. Buonasera anche a Marco. Io ti ho chiamato, Cristiano, perché sappiamo tutti che domani dovevamo trovarci all'autogrill alle 9.18, Anche oggi la radio, i nostri radiogiornali, è partita con la notizia che non c'è stato il permesso per mettere la stele. Io guarda, prima di partire volevo leggere le dichiarazioni di papà Giorgio di ieri, se permetti. Sì. In cui ha dichiarato all'ANSA: confido nello scioglimento del nodo burocratico. Non si può ignorare la richiesta del popolo di Gabriele. 25.000 cittadini hanno firmato la petizione. Non voglio credere che qualcuno possa impedire di mettere una semplice targa per ricordare a perenne memoria a mio figlio. Cos'è successo, Cristiano? È successo che nella giornata di oggi qualche cosa si è mosso, Autostrade per l'Italia sembra aver fatto un passo indietro e ha concesso l'autorizzazione, però c'è un altro step da superare, ovvero il permesso da parte della prefettura di Arezzo e del comune di Civitella di Valdichiana. E su quest'ultimo punto abbiamo già avuto oggi stesso l'assenso da parte del sindaco di Narini, mi sembra si chiami, il quale si è detto onorato di poter mettere la stele insieme alla famiglia, per cui attendiamo a questo punto la prefettura di Arezzo. Certo, la considerazione amara è che fino ad oggi noi non avevamo ricevuto nessuna risposta, o meglio il comitato non aveva ricevuto nessuna risposta di tutte le lettere raccomandate che erano state inviate alle varie autorità. Ad oggi quindi scopriamo che la prefettura di Arezzo, che tra l'altro non so se era già stata inoltrata la comunicazione, ma ad ogni modo credo che non dovrebbero esserci problemi dopo che Autostrade per l'Italia, così come ha fatto invece ANAS, immediatamente ha dato l'assenso, l'autorizzazione ad apporre la targa. Tra l'altro te non ci puoi vedere da Roma, ma stanno girando delle immagini in cui c'è tuo fratello molto sorridente, soprattutto tutte le sciarpe di tutte le tifoserie che ogni volta che si fermava qualcuno veramente avevano riempito purtroppo il posto dove c'è stata quel giorno maledetto.
Ma sai Maurizio, infatti il discorso io credo che, come ricordavi te, intende preservare la memoria di Gabriele e di quello che è successo, che non accada mai più, tant'è che sulla stele la frase riportata è molto semplice ma significativa, c'è scritto il ricordo di Gabriele Sandri, cittadino italiano, mai più 11 novembre. Per cui io immagino che quei 25.000 cittadini che hanno firmato la petizione, a mio avviso purtroppo sono anche di meno rispetto a quelli che avrebbero voluto firmare se avessero avuto più tempo, però io credo che questa testimonianza di solidarietà importante merita una degna risposta. Fortunatamente la giornata di oggi è stata importante per un esito positivo dell'iniziativa. E meno male che piano piano, perché noi siamo sentiti proprio ieri e mi dicevi: guarda papà, c'è un incontro con l'autostrade, speriamo bene. Sì, poi si è rivelato negativo. Poi purtroppo sì. Alla fine devo dire che qui a Roma c'è stata una grande manifestazione di solidarietà bipartisan anche a livello politico, si è espresso il sindaco di Roma Alemanno, si è espresso il presidente della regione Polverini e è stata fatta anche un intervento in Parlamento dell'onorevole Walter Verini del PD. Questo a significare che non ci sono bandierine né di squadre di calcio né di partiti politici. La vicenda di Gabriele merita attenzione da parte di tutti, infatti tutti quanti vogliono che sia ricordato con una stele che a mio avviso è soltanto un'opera di civiltà. Perché ricordiamo che non è morto per incidente, come Autostrada ha dichiarato, che sennò dovrebbe mettere 100.000 milioni di lumini, perché questo ricordiamo che è successo, che è stato ucciso da un poliziotto che si chiamava Spaccarotella. Purtroppo sì, scusami se ti ho interrotto Maurizio, la giustificazione io l'ho definita ieri risibile, perché è evidente che su un'autostrada, purtroppo, senza togliere nessuno a chi ha avuto un lutto in automobile, però è fisiologico che sulle autostrade possa succedere. Ma sicuramente non può succedere, e speriamo che non accada più, appunto, che un giovane o meno giovane possa essere ucciso con un colpo di pistola. Tra l'altro credo, e poi volevo allargare ora il discorso per arrivare poi alla fondazione, oggi se non sbaglio c'è stata una fiaccolata alla Bocca della Verità e domani però c'è una bellissima iniziativa. Sì, esatto Maurizio, questa sera c'è stata questa significativa fiaccolata alla Bocca della Verità, perché il luogo è molto rappresentativo e significativo. E è stata un'iniziativa riuscita bene, composta come al solito, in silenzio, con le fiaccole accese. E domani mattina invece inizierà presto la giornata, perché alle 7.30 si riunirà il gruppo donatori volontari Gabriele Sandri all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma per donare come ogni anno il sangue per i piccoli pazienti del Bambin Gesù. Questa è l'iniziativa forse più nobile che è stata presa per onorare la memoria di Gabriele. E quindi questo è proprio da applausi, col cuore, vedo anche tutti emozionati, poi farò parlare anche gli altri colleghi. E invece la fondazione... Cos'è la Fondazione Gabriele Sandri? Quali sono le finalità? Esatto. E te sai benissimo che verrai qui non so quando, ma insomma a breve, per presentarla in Toscana. È un impegno che mi sono preso, anche perché sei stato sempre molto molto attento alla vicenda di Gabriele, sempre manifestato la solidarietà tua personale e di tutti i ragazzi del club di Pisa, e seguo tramite le tue mail che mi invii le vicende della squadra, quindi del Ponsacco. per cui sicuramente sarò presente. La fondazione è stata un'iniziativa forse quella più importante, perché ci è voluto tanto tempo, a volte ci sono stati momenti di scoramento perché
in alcune occasioni c'è quasi la sensazione che non si voglia arrivare alla conclusione. Invece un mese fa la Prefettura di Roma ha riconosciuto giuridicamente la Fondazione Gabriele Sandri, l'impegno è quello rivolto ai giovani, è quello di veicolare attraverso lo sport e la musica, che erano le passioni di Gabriele, quei valori primari che forse magari sono anche banali ricordare, ma che nella società attuale sembra una società impazzita, sembrano andati completamente perduti. Per cui mi farà piacere essere ospite da voi per presentare anche la fondazione. Marco Nardi. Buonasera tanto Sandri. Buonasera. Io mi rendo conto che è difficile anche per noi cronisti per parlare di queste cose, perché non credo che abbiano poi spiegazioni logiche. Io le faccio intanto i complimenti perché sento che sta parlando con una forza d'animo incredibile. Io non so se l'avrei la sua forza d'animo, Sandri, per sapere, tutti siamo genitori, tutti abbiamo figli, io ho una figlia che più o meno credo che abbia l'età di Gabriele, non credo che io sarei capace di farmi una ragione o una forza d'animo come ce l'ha lei, sapere che mia figlia magari è partita per andare a vedere una partita di calcio, uno spettacolo, un concerto e non ritorna più a casa per un fatto così tremendo. Io sinceramente mi mancano le parole, io l'abbraccio sinceramente, e se viene in Toscana avremo magari modo anche di conoscerci e di approfondire il discorso, ma credo che non so come riusciate a metabolizzare questo brutto fatto. Ma sa, ha detto delle parole le più semplici ma anche le più corrette, effettivamente non si metabolizza, perché come puoi immaginare mamma, parte di lei, la sua metà è morta con Gabriele, e noi cerchiamo di sostenerla per l'altra metà, e logicamente la morte di un figlio è già innaturale di per sé, poi per come è avvenuta è anche, diventa inaccettabile. E papà, d'altro canto, cerca di essere più presente proprio per aiutarmi a sostenere tutte le iniziative e comunque per continuare questa battaglia di verità e di giustizia che abbiamo intrapreso, anche se a Gabriele la giustizia terrena è dovuta, ma sappiamo benissimo che non ce lo riporterà indietro nessuno, anche se io credente so benissimo che mio fratello non mi ha abbandonato, anzi probabilmente la forza me la dà lui e per lui cercherò di fare sempre il meglio. L'ultima domanda e poi ti liberiamo da parte del collega Ribechini. Salve, senta, io anche se ovviamente ci sono cose molto più importanti, però ne approfitto per chiederle una sua opinione riguardo a questo fatto, cioè dopo comunque le varie proteste che ci furono, ovviamente tutte le tifoserie d'Italia in quei giorni, qualcuno ha preso, diciamo così, il pretesto per imporre poi una regola che è ormai tanto discussa come la tessera del tifoso, quindi quasi come se fosse morto per colpa del calcio, mentre in realtà il calcio non c'entra niente, il calcio è sport, il calcio è vita, lì chi ha fatto questo reato è un poliziotto su un'autostrada, quindi col calcio non c'entra nulla, però pochi mesi dopo questo tragico fatto qualcuno ha preso lo spunto per fare una regola che diciamo impone molte più restrizioni a tutti, anche i tifosi che sono pacifici. Ma io personalmente sul discorso della tessera del tifoso non sono d'accordo, perché è un discorso di schedatura preventiva che a mio avviso in uno Stato moderno, civile, democratico e soprattutto avanzato nei sistemi di sicurezza non dovrebbe avvenire. Credo che siamo il primo paese ad adottare un provvedimento simile e immagino e spero che la tessera del tifoso, che veniva come modello inglese, ma poi in Inghilterra sappiamo benissimo che funziona diversamente, possa essere equiparata proprio a quel modello che viene
viene utilizzata in Inghilterra, ovvero ad essere facoltativa per chi la vuole utilizzare e veramente fidelizzare il tifoso e non per schedarlo, perché ormai molti non ne parlano forse per tornaconto, perché è più facile far finta di niente, ma gli stadi in realtà si stanno svuotando di più, le infrastrutture non sono assolutamente adatte, bisogna passare i tornelli, ci sono biglietti nominativi, è uno sport che era nazional popolare, lo stanno facendo degradare invece a qualche cosa di quasi di impossibile. Per cui io spero, e magari anche con la fondazione, di poter entrare nel circuito di questo dibattito e proporre un modello antico, però che possa essere più moderno di quello attuale. Bene, grazie. Grazie Cristiano, io lo sai, tanto noi ci sentiamo anche fuori diretta, dico solo certo. Che domani è un giorno triste anche per il sottoscritto, per tantissima gente, tanti ti sono vicini, un abbraccio a papà Giorgio e un bacio a mamma. Un abbraccio a te Maurizio e a tutti voi e buon proseguimento. Ciao Cristiano. Ciao a tutti. Riparliamo di calcio, Marco, abbiamo al telefono se non sbaglio il presidente numero uno del Ponzacco, dottor Passerai. Buonasera a tutti. Salve presidente, sento bene pimpante, quindi significa insomma il suo Ponzacco sta andando bene, qui abbiamo una sua colonna, Massimo Macelloni. Ciao Massimo. Ribechini e Marco Nardi di Radio Bruno, il presidente del settore giovanile del Forcoli Doveri. Allora buonasera. Presidente, è ancora dimissionario? Sì, ma secondo me ormai questa cosa qui non ha molta più importanza. Io credo che l'importante sia che il Ponzacco non ha risentito comunque di questo, come ha dimostrato sul campo. Penso che non ne risentirà comunque. È l'importante che il Ponzacco vada avanti, cioè più bene, poi queste sono cose extra Ponzacco vero, nel senso, extra calcio vero, e quindi vediamo di risolverle comunque in altra sede e non all'interno dello stadio. Insomma, questi vecchietti, ci metto anche Massimo su questo, tanto, insomma, questi vecchietti, come ha detto anche Marco Nardi, insomma, Scalzo, Bonuccelli, lo stesso Massimo Macelloni, ogni lunedì leggiamo il giornale, sono sempre fra i migliori in campo. Ma sì, sono veramente bravi, loro lo sanno, poi io vado via via negli spogliatoi, faccio anche, fra virgolette, un po' di casino e quindi, insomma, lo sanno, do meriti e demeriti a chi ha i meriti e a chi ha i demeriti, nel senso, senza esclusioni di nessuno, ma ho sempre detto che il Ponzacco ha, nella forza dei due centrali di difesa, francamente, due ottime colonne, secondo me sono una delle meglio difese del campionato. E poi ha nella forza comunque questo gruppo molto coeso, molto unito. Io lo vedo anche all'inizio della partita, quando entrano in campo, alla preparazione, nel senso, è un bel gruppo, sono tutti amici, ci tengono tutti, veramente. Marco Nardi. Presidente, ma l'avrà mica fatto apposta di dire che è dimissionario, visto che i risultati arrivano e magari... Ma infatti, no Marco, no Marco, ma ti rispondo Marco, effettivamente no, chi me lo fa fare di ritirare le dimissioni se il Ponzacco va così bene? Sì, io infatti proprio su questo le volevo Ribechini dire, questo. Grazie, sì. Buonasera, tra l'altro io le avevo fatto questa domanda, cioè in parte simile, quando appunto 3 settimane fa circa, lei 4 settimane fa, date le sue dimissioni, io dissi in questo momento avrà una importanza la mano dell'allenatore. Ecco, io penso che, spero lei sia d'accordo, in questo mese, ecco, particolare importanza ha avuto anche la capacità dell'allenatore comunque di non far pensare a questioni societarie ai giocatori, perché è vero che i giocatori, qui l'abbiamo detto, no? Ora senza citare gli anni, a parte però Macelloni, a parte Scalzo, a parte Bonuccelli, che sono degli over 30, mettiamola così, anche over 35, poi si parla tutti di ragazzini, cui più vecchio, a parte Lenzini che è del 84, cioè 87, 88, 91, qui sono tutti ragazzi indubbiamente in cui una cosa di questo tipo a livello societario poteva anche, no, andare a turbarli. Invece ecco, spero anche lei concordi con me che il lavoro di Marmucci è stato egregio.
No, no, ma lì sono stati, cioè io devo dire che sono bravi tutti, nel senso, è stato bravo Marmugi, è bravo il direttore sportivo, ma sono bravi tutti nel senso, e anche nei giocatori stessi, nel senso di creare questo gruppo. Io credo che non c'è stato mai uno sfaldamento da parte di nessuno. Io comunque ho parlato con i ragazzi quando ho dato le dimissioni, nel senso, e loro hanno capito tranquillamente e io credo che Massimo lo confermare, loro hanno detto noi siamo col presidente, se il presidente lo fa vuol dire che comunque avrà le sue ragioni e quindi noi ha diritto, ugualmente siamo col presidente, però il presidente ci ha detto di andare in campo e di vincere, quindi non è che ci ha detto di andare in campo tanto per giocare. E quindi da un presidente dimissionario che rimarrà anche per la prossima settimana, noi ci sentiamo la prossima settimana, presidente. Certamente, certamente. Buonasera a tutti. Grazie, presidente. Una bella grazie, buona serata, grazie. Buonasera a tutti.